comico mette in luce l'aspetto oggettivamente ridicolo della vecchia signora. Rappresenta quindi un livello superficiale di conoscenza del reale, perché si limita ad avvertire un comportamento contrario a quello che la norma richiederebbe. L'umorista, invece, comincia ad analizzare ciò che vede, l'immagine della vecchia, a scomporla, individuando il lato squallido che si nasconde dietro la dignità e la bellezza di facciata. Arriva così a cogliere il dramma che sta dietro quell'anomalia che a prima vista genera soltanto un riso inconsapevole. L'umorismo rappresenta quindi un livello di conoscenza più profondo, perché interviene la riflessione che consente di passare dall'avvertimento del contrario al sentimento del contrario.